I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and the children listen to hear sleigh bells. Vi sto per raccontare è una fantastica storia di Natale, perciò mettetevi comodi e ascoltate con attenzione. Su. Oggi vado a dare regali a tutti i bambini del mondo. Perché è andato via. Io sto crescendo, io sto cambiando, ma il mio Natale cambia con me. Eppure una volta era proprio bello, era bellissimo, era dicembre. Dicembre, e dice cavolo, è così Natale. E poi a Natale, alla fine non era niente in confronto a tutto quello che c'era prima. Tutta l'energia, il desiderio, i regali, i parenti che vogliono, sì, simpatici, che ti prendono le guance, ma rilassati. Ora è diverso il Natale per me, non c'è più. Eppure adesso, non lo so, è diverso. Per Natale! Pasta col curcuma! Mia cara con curry! Devi desiderare qualcosa di più realistico! Aspetta! Christmas, with every Christmas card. Ho deciso di scrivere una lettera e dedicarla a tutti voi. Ormai siamo diventati una grande famiglia. E sapere che il sabato pomeriggio, dopo lunghe settimane, a volte anche stressanti, ci siate voi a tirarmi sul morale è bello. Sapere che ho una seconda famiglia su cui poter contare e con la quale posso condividere la mia stupidità, senza dover aver paura di essere giudicato, insomma. Perché forse è proprio questo ciò che ci contraddistingue, o che ci accomuna. Il fatto di essere tutti stupidi, tra virgolette. In modo diverso, ma con la stessa voglia di esserlo tutti insieme. E il miglior cantante? Elvis Presley. Quest'anno impareremo a fare uno dei dolci più tipici del Natale, a base di, come potrete immaginare, tonno e sale! Sì! Ed è esattamente quello che immaginate! Il panettone! Come si chiamano le persone che hanno paura di Santa Claus? Claustrofobica. Io sono James. Beh, James, il pecoraro macio. Nella vita allevo le mie pecore, le porto al pascolo, costruisco ponti dal nulla affinché loro possano saltellarci sopra felici. Qual è il colmo per la Befana? Non saper giocare a scopa. Ovviamente lo dovrete mettere in forno a 120 gradi e tranquilli, se non avete un goniometro potete andare a occhio. Ti ciao a tutti, ne? Mi sono si caporta il mio berenjir. Se mi travai. Cosa fanno i bambini? Iniziano a prendere le palline e a metterle nell'albero. Babbo, ti scrivo soprattutto per dirti che penso di aver ritrovato lo spirito del Natale. Sì, quello che da bambino ti illuminava. Tanto strette l'albero non riesce più a respirare. Ma gli alberi respirano. Ci sono Natali sfavillanti ed altri con solo qualche accenno di luce. Ma quello spirito tipico non dovrebbe mai spegnersi. E poi le luci si accendono. Ma come sono bello! We'll be right back.
quando sotto Natale la gente diventa fuori di testa. Tesoro della mamma! No, no, non ti prego, ti prego, tappatele la bocca, non voglio sentire. Giacomino caro, lo sai vero che oggi, anche se domenica, l'ipercoppa è aperta? E in ogni negozietto in cui voi entrate, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. No! È il 22 di novembre! E il 22 di novembre è presto per le canzoncine di Natale! Prendi immediatamente il carrello. Andiamo dentro l'ipermercato. Tu così e lei intanto che tiene il carrello, perché sennò potresti sbandare. Babbi Natale, avete presente che stanno fermi e quando voi vi passate davanti vi fanno prendere un infarto iniziando oh oh oh, oh oh no! Andate via! Tutti quelli che augurano un buon Natale sono solo dei poveri idioti. Lo dicevano anche l'anno prima. E si sono trovati più anziani e magari hanno speso anche molti soldi. Stanno male, sono tutte sotto sopra. Cosa posso fare? Beh, il rimedio è molto semplice. Voltaren appare un'ombra, si staglia imponente la megera. Spendiamo soldi per niente, eh? Sono 3 ore che compriamo regalini e poi non se ne faranno niente. Che cosa avrà mai Babbo Natale? Una colica rennale. Vedo oscure minacce sopraggiungere. Forse solo un expecto patronum potrà sconfiggere quelle creature. No, ma che dico? Sono dissennatori di veganismo! Mi avete fatto perdere il conto! E loro si riuniscono attorno all'alberello e iniziano a cantare! E come cantano? Male! Non si può sentire, sono stonatissimi! Roba che i mangiatori di nuvole invece... Un bambino chiede nella letterina a Babbo Natale un culetto nuovo. Perché? Perché il suo ha un buco, quindi... Dolce dolcino, fa le cornie, dolce la strada della pasticceria. Aurezzaci, come ve la passate, sorci? Di essere delle mezze seghe nella cucina, aprite il panettone che avete comprato e messo nello sgabuzzino, lo impiattate come si deve e lo spacciate per vostro. La borsea, la borsea, la borsea che ha fatto i borsei. Male non si può nascondere, si può solo fare finta di non averlo visto e si può solo fare finta che vada tutto bene. Esistono persone però che non fanno finta. Chiamateli eroi, chiamateli martiri. Io semplicemente li chiamo umani. Umani che hanno il coraggio di combattere. Umani che hanno il coraggio di avere paura, di soffrire, di morire. Tu avresti il coraggio. L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare da se stessa. Particolarmente difficile, perché sapete, contare questi soldi ogni singolo giorno può essere un lavoro molto faticoso. Buongiorno, io sono Antonio, a me piace fare affari,
a volte anche molto loschi. Quest'anno ho dovuto vendere anche la mia fedele compagna, Rosita. Perché Babbo Natale si veste di rosso? Io! Eccoci qua, io sono Giuseppe e io sono Maria. Stiamo aspettando il nostro piccolo primogenito, si chiamerà Gesù. Sì, beh, non sappiamo bene perché ce ne stiamo seduti ad aspettarlo. Cioè, Maria ad un certo punto dovrà pure coricarsi per farlo uscire. Beppe, dai, per favore, i modi. Il Natale è passato, è passata la magia, e che prima che tornerà passerà un anno. È tutto così veloce, mi sembra impossibile, però è bellissimo. Buon Natale. Il mio è un piccolo desiderio, esaudicelo se vuoi. Vorrei solo che tutti respirino l'aria del Natale, come se per un momento tutto andasse bene, bene per davvero. Con affetto, sempre tuo Stefano. Natale, dolce Natale, finalmente sei arrivato. Tu, che fai sembrare il mondo un po' più umano di quanto in realtà è. Natale, che ci fai sembrare tutti un po' più umani di quanto in realtà siamo. Cerca anche quest'anno di mostrare un po' di più il bene passato e presente. Sappiate ritrovare il bambino che c'è in voi, perché è la parte più pura e innocente, l'unica in grado di stupirsi e sognare ancora. Che nelle cose semplici ci stia la grandezza del mondo? Chissà. Buon Natale. Joyeux Noël da Paris à tous les fans de mon jour de nuage. A modo mio, ci tenevo a farvi sapere che vi voglio bene. E che uno dei tanti regali che la vita ci ha fatto è stato quello di far sì che nascessero i mangiatori di nuvole. Ringrazio di cuore te e Giulia, perché avete creduto in me fin dall'inizio, insegnandomi ad apprezzare le piccole cose e i valori che può avere ognuno di noi esprimendoli attraverso il teatro. Vi ringrazio perché vedervi così uniti è un bene per tutti noi, che siamo una cosa sola quando siamo qui a provare o sul palco, siamo semplicemente i mangiatori di nuvole. Ciao mangiatori!